Che cosa intende per contesto classe inclusivo, comunità educante e in che senso tale contesto influenza l'apprendimento? Occorre partire da un presupposto estremamente importante, che a scuola i bambini vanno per imparare e che per imparare devono passare attraverso l'errore, attraverso la possibilità di sbagliare. Quindi quello che va valutato nel processo di inclusione non è la somma dei loro errori, quelli sono inevitabili, ma dobbiamo iniziare a cambiare prospettiva sulla valutazione e a valutare i loro progressi. A partire dai punti di partenza di ogni alunno, progressivamente noi mettiamo in fila quello che ha imparato e su quello stabiliamo una valutazione. Viceversa, il processo di inclusione subirà sempre sistematicamente le forche caudine del giudizio, della ricerca parossistica dell'errore, della crocetta messa nel posto sbagliato, ma così non ce la possiamo fare. Ecco, allora una scuola che verrà necessariamente vede al cuore del suo processo il laboratorio, la compartecipazione protagonistica dei bambini, il ruolo di regia dell'insegnante è una valutazione nuova che valorizza i progressi piuttosto che i loro inevitabili errori.